Allora la domanda è: vincono i Lecci? Non vincono i Lecci, diciamo che c'è stato un parziale ripensamento da parte dell'amministrazione, come è giusto che sia, quando comunque molti cittadini sollevano problemi circa le scelte portate avanti. Scelte che, ribadisco, sono scelte assolutamente tecniche, quelle che avevano portato al ripensamento dei giardini con l'abbattimento delle attuali piante. Quindi derivano dal fatto che andavano modificate le quote su cui andavano ad insistere le nuove piante da installare, derivano dal fatto che andando a rifare il sistema fognario in qualche modo si va ad incidere sulle radici degli alberi presenti, derivano dal fatto che i filari oggi presenti sono filari irregolari, perché alcune piante sono cadute negli anni, sono state ripiantate ma non crescono in maniera armonica perché non trovano luce, non trovano spazio. Derivano dal fatto che i lecci pensati, non pensati perché inizialmente dovevano essere tigli, però piantati circa un'ottantina di anni fa, sono stati piantati molto vicini l'uno all'altro, ci incorrono 4 metri e mezzo, quindi non sono cresciuti in maniera armoniosa, si sono sviluppati molto in altezza e non sono stati potati in maniera corretta negli anni, quindi non è più possibile ripensare ad una siepe come spesso capita per questo tipo di pianta. Quindi ci sono motivazioni tecniche, tra l'altro supportate da molti tecnici del settore che di buon grado hanno visto l'idea del convegno, che non sappiamo se faremo o meno, però ci sono ordini professionali, progettisti e tecnici del settore che supportano l'idea dei tecnici del comune circa il fatto che era opportuno l'abbattimento. Detto questo, c'è stato questo parziale ripensamento, ovvero andremo in sovrintendenza a chiedere se verrà accolto il progetto che prevede un diradamento, quindi una diminuzione delle piante esistenti.